È proprio così. Nel paese più piccolo della Sardegna, con solo 76 abitanti, abbiamo trovato una pizzeria, un parco acquatico, un campo da calcio, uno da paddle e l'area camper più bella di sempre, nuovissima e con tutti i servizi completamente gratuiti, compresi il bagno e le docce calde. No, non è uno scherzo. Questo è Baradili, un paesino adorabile nel cuore dell'isola. Scopriamolo insieme! Buongiorno a tutti, bentornati a Piscinas. Siamo in questa località sulla costa ovest della Sardegna, nel comune di Arbus. Tutto intorno a noi, avete visto, ci sono queste grandissime dune di sabbia che sono poi un po' la caratteristica principale di questo posto, che lo rende così speciale. La nottata è stata tranquillissima, abbiamo ronfato come due bambini. Un po' di camper nel parcheggio ci sono, un po' sono in quel parcheggio un pochino più sopraelevato, alcuni sono dietro di noi. Però vabbè, non è che ci si dà fastidio, c'è veramente tantissimo spazio. Ora siamo pronti a fare colazione con questa bellissima vista. Vediamo da qua che ci sono ancora le ondone come ieri, c'è proprio il mare super super mosso e quindi noi abbiamo deciso che oggi ci sposteremo da Piscinas. Andremo un po' più verso l'entroterra, sapete, adesso abbiamo fatto tantissimo mare, abbiamo un po' di cose da fare, un po' di cose da vedere, ma poi vi parleremo del programma di viaggio più avanti. Anche perché non ce l'abbiamo ancora, quindi. Beh, certo, un grande programma no, non ce l'abbiamo, abbiamo un programma per i prossimi giorni. Ragazzi, siamo pronti per ripartire, abbiamo dato una bella ripulita al camper visto che lasciamo la sabbia definitivamente per qualche giorno, abbiamo svuotato la nostra spazzatura perché qui ci sono i cassonetti della raccolta differenziata, c'è anche quello della plastica, quello del vetro e salutiamo definitivamente Piscinas. Oh, come siamo stati bene qua, è stato bellissimo, abbiamo fatto alcune delle notti migliori del viaggio per ora, proprio top. Ma è ora di ripartire e vi dirò. Andiamo in direzione di Barumini, più o meno qui la zona. Abbiamo usato anche le nostre zanzariere esterne quando c'era il sole perché si moriva di caldo. Poi ha piovuto, quindi è stato un po' umide, le lasciamo qua asciugare. Noi continuiamo imperterrito col vetro zozzo perché tanto quando sei al mare e piove si sporca, quindi non ha senso pulirlo. La strada è un pochino più paltosetta rispetto a quando siamo arrivati e con paltosa intendo fangosa perché ieri ha piovuto un po'. Oh, un po' di pozzanghere. Qui facciamo la sfilata dei camper. Ce ne sono, un po' ce ne sono. Prendiamo una bella rincorsa per questa salita sassosa. La vaniglia è un drago senza neanche un minimo di esitazione. Cambio qua perché in due non ci si passa. Grazie amico. Che bella questa vegetazione profondissima, perdita d'occhio. Un po' di torondule non manca mai. Ragazzi, non mi ricordo se ve l'ho detto. Comunque ci sono due strade per arrivare a Piscinas. Arrivate da sud, dalla strada sud, perché la strada che arriva da nord, ce l'hanno confermato anche altre persone qua, è orribile, devi fare un guado ed è tutta rotta. Passate da Engortosu, la strada che scende da Engortosu è bella, è normale,
Ecco che ripassiamo di fianco ai resti di questo vecchio complesso minerario ormai decadente e abbandonato. Siamo tornati al video da cui siamo arrivati qualche giorno fa e adesso andiamo avanti su strade sconosciute. Siamo sulla SS126. Qui di fronte a noi stiamo per vedere il comune di Arbus, che è un bel paesone, non so se definirlo cittadina o no, ma guardate un po' quanto è grande, voilà! Sì, direi proprio una cittadina, ammazzalo, c'è un caso ovunque. Usciamo da Arbus, siamo quasi alla fine del paese. Cavallata questa montagna, facciamo il passo Genna e Frongia. Qui nel fondovalle vediamo Guspini, quest'altra cittadina. Ecco qui che entriamo a Guspini, un po' più ampio e spazioso rispetto alle vie di Arbus, tuttavia almeno qua siamo già quasi in centro, però sembra un pochino meno popoloso e vivace di Arbus. Lasciate le montagne, ci stiamo addentrando in questa zona un po' più pianeggiante con tantissime pale eoliche. Davanti a noi abbiamo Sardara, abbiamo appena passato le antiche terme di Sardara, che dico la verità, viste così da fuori, non sembravano per niente male, quindi mi sono fatta l'appunto, chissà mai che ci torniamo. Comunque noi ora non entriamo in questo paese, prendiamo un'altra strada perché tra 10 minuti siamo arrivati. Qualche gocciolina di pioggia sta cadendo, direi che oggi è la giornata ideale per muoversi e viaggiare. Volete sentire uno dei rumori magici di Vaniglia? Guardate, se chiudo la bocchetta d'aria, fate caso al rumore. Sentite il rumore del vento che fischia. Ho una domanda per i sardi. Ho notato che ci sono alcuni paesi che iniziano con gonno, cioè gonno stramazza e gonno sfanadiga. Chi mi sa dire che cosa significa? Perché immagino abbia un significato se è utilizzato in diversi modi. Siamo su una strada in aperta campagna che non si vede neanche dove va ed è ampissimo qua, guardate che estensione! Questo paesino che stiamo attraversando ora invece si chiama Collinas. Proprio quattro case, è un paesino piccolo. Pensavo fosse più piccolo, invece no, non è così piccolo, c'è la scuola, la palestra. Bellino questo paese. Facciamoci un giro anche a Gonno Stramazza. Ho
Oggi ne abbiamo collezionati però di paesini strani e strani no, però di piccoli paesini di campagna. Sempre per rimanere nel tema Gonno, questo davanti a noi è Gonno Scodina. Ecco qui, e passiamo in mezzo anche appunto a questo paese, che ormai li abbiamo fatti tutti, ve li abbiamo fatti vedere tutti quanti, e quindi beccatevi anche Gonno Scodina. Ragazzi, siamo quasi a destinazione. Questo ridente e enorme paesino in mezzo al nada è la nostra nuova tappa. Si chiama Baradili. Qui dovrebbe esserci un'area camper gratuita che abbiamo individuato, dove vogliamo fermarci perlomeno a pranzare. Poi decideremo il da farsi per il resto della giornata. Wow, il cartello diceva che questo è il paese più piccolo della Sardegna. L'abbiamo scazzato fuori proprio noi, È adattissimo. Ho letto da qualche parte che ci sono 76 abitanti, ma dovrei accertarmene. Questo dovrebbe essere l'area camper, vediamo un po'. Area camper top, ragazzi, non sarà nel posto più figo del mondo, comunque è tranquillissimo. Hanno una bellissima tettoia fatta di pannelli solari, come vedete, e infatti la corrente è gratis. C'è il carico, lo scarico, c'è tutto, veramente non manca niente. Nel paese più piccolo della Sardegna, cioè incredibile. Ci sono anche tutti i contenitori della raccolta differenziata. Se venite in questa zona, diciamo che siamo nel centro della Sardegna, ora vi faccio vedere una mappa, sappiate che qui, in questa zona di aree camper, ce ne sono tante, perlomeno sono segnate su Park4Night. Alcune sono contrassegnate come abbandonate, questa invece è perfetta. Vi do un aggiornamento su qual è il nostro piano. Allora, perché siamo venuti qua? Perché vogliamo vedere il nuraghe di Barumini, che dovrebbe essere il nuraghe più famoso, più grande di tutta la Sardegna, così ci hanno detto. Abbiamo visto che ci sono delle visite guidate, che è aperto tutti i giorni, e quindi sicuramente ci andremo. Ho visto che qua vicino c'è il Parco della Giara, che è un grande altopiano boschivo con ancora i cavalli selvatici, che sono una cosa ormai rarissima, e quindi se riusciamo magari ci andiamo a fare pure una passeggiata lì. E abbiamo trovato questa comoda area camper, quindi penso proprio che oggi ci fermeremo qui, trascorreremo qui anche la notte, che sembra veramente tranquillo. Trascorriamo così questa giornata che è un po' uggiosetta e grigia. E un'altra cosa che Alice non vi ha detto: siamo venuti in questa zona perché ogni tanto succedono anche un po' di danni strada facendo, e il caricatore del mio portatile si è rotto, funziona un po' sì un po' no, e quindi abbiamo fatto un ordine su Amazon, perché era l'unico posto dove lo trovavamo, siccome non è molto recente il mio portatile. E quindi è strano per un informatico non avere un portatile recente, ma è così. Vabbè, quindi niente, l'abbiamo fatto arrivare all'ufficio postale di Barumini. Ma lo sapete che cosa mangiamo oggi a pranzo? Guardate un po'. Abbiamo un fantastico vasetto di bottarga, che a noi piace tantissimo, e quindi ci facciamo la pasta con la bottarga. Cos'è volato? Pile che escono dalla dispensa. Adesso vi racconto una cosa, vedete che quella dispensa ha 4 scompartimenti grandi e uno più piccolo sopra. Quelli, quei 3 che vi sto indicando, sono dispensa. Lì c'è solo roba nerd, ricambi, cavi e cose, e lì sotto c'è un mondo che io non conosco, perché conosco solo il phon, di tutto il resto non ho idea. La stufetta. Ah, la stufetta, abbiamo ancora anche quella, abbiamo portato. Sì, portata, non si sa mai. Quello è il mondo di Dani e solo lui sa che cosa c'è dentro, o forse neanche lui in realtà. Lo so. Abbiamo effettivamente letto che questo comune è il meno popolato di tutta la Sardegna. Confermo, 76 abitanti. Sappiamo che c'è anche una pizzeria non molto distante e c'è un parco acquatico che si chiama Illi di Rab, che è un po' poco pronunciabile, ma è Baradili. Al contrario. Visto che
Alice vi fa già tutto il resoconto del viaggio e io vi faccio il resoconto delle cose tecniche. Stiamo caricando un po' di energia dalla colonnina, ma siamo super soddisfatti perché siamo stati 3 giorni in Libra senza muoverci totalmente e con anche poco sole. Faceva degli sprazzi, però caricavamo meno di 1 kWh al giorno e siamo andati via con più del 60% della batteria. Con un'oretta di viaggio, un'oretta e mezza, siamo già arrivati al 70%. Quindi comunque è bello perché possiamo, se vogliamo, anche fermarci nei posti per lavorare, stare tranquilli. E poi in questo caso, vabbè, abbiamo trovato la possibilità di allacciarci, quindi riempiamo la nostra batteria totalmente. Prima di andare a fare 2 passi in paese, vi faccio un giro turistico dell'area camper così capite com'è. Qui ci sono tutti i posti per parcheggiare. Dietro vedete comunque c'è molto spazio e ci sono 2 lampioni che illuminano di notte. Qui c'è l'area di scarico delle acque e l'area di scarico del WC. Ci sarebbe anche la possibilità di carico, ma abbiamo provato. È lentissima, è l'acqua più lenta che abbiamo mai trovato. C'è tipo una goccia, ma non è possibile utilizzarla, è troppo lenta. Qui c'è la raccolta dei rifiuti differenziata, lì ci sono le telecamere di sorveglianza e in questa casetta qua dietro ci sono i bagni con la doccia e sul retro dell'edificio c'è anche un lavandino. Qui c'è anche una piccola area picnic con tavolini, cestino, tanti fiori e una fontanella potabile, ci hanno detto che è potabile. Abbiamo anche una piccola libreria diffusa, se volete prendere un libro, non so che cosa ci sia, vediamo. E dai, tutto sommato qualcosa c'è, pensavo peggio. Tutto questo, ragazzi, è gratuito, messo a disposizione dal comune di Baradili per noi camperisti. Quindi lo ringraziamo e ne usufruiamo volentieri. Ora però andiamo a fare un giretto in paese a vedere questo piccolissimo borghetto. È incredibile quanta gente arriva comunque, ormai le piazzoline qua si sono riempite e sono arrivati anche degli altri ragazzi con una cellula che si sono messi là perché non c'era più posto. Cioè vedi che alla fine quando le aree sono funzionali e sono tenute la gente poi ci arriva e comunque un pochino di soldi alla comunità li porta, chi va al ristorante, chi va a fare la spesa o che cavolo non ne so, però a qualcosa veramente servono. Iniziamo il nostro giro con questa sfilata di fotografie. Non so se siano tutti abitanti forse di Baradili, ma ci sono tante belle foto di persone ambientate nel paese. Abbiamo conosciuto 2 simpatici signori del paese e ci hanno detto che questa è una pietra musicale, un monumento di Pinuccio Sciola. E secondo loro, passandola con un sasso su queste righe dovrebbe suonare. Ci hanno anche raccontato che tempo fa qua c'erano ben 3 pizzerie, di cui una era più o meno in quelle case là dietro, e poi hanno chiuso, adesso ne è rimasta solo una. Fate caso che in giro per il paese è pieno di queste sagome nere che raffigurano dei gatti. Abbiamo rincontrato gli stessi signori che ci hanno tenuto a darci qualche info su questo luogo. Qui anni 50 c'erano le scuole, invece sotto c'è Monte Granatico. Ci dicevano era anticamente il luogo dove si veniva a consegnare il grano, come se fosse una banca, insomma. Hanno fatto anche una mostra di Pinocchio and Friends, opere di Federico Coni, maestro d'ascia. E ci diceva che fuori dalle case ogni tanto noteremo dei piccoli portafiori con degli spezzoni tratti dalla fiaba di Pinocchio, che ricordano proprio appunto questa esibizione di statue di Pinocchio che è stata fatta qua. C'era l'alimentari una volta, ma ormai è chiuso. In estate sapete che qui fanno anche la sagra del raviolo. È già finito, è praticamente una strada che gira in mezzo alle case, saranno 400 metri ed è finito.
Qui stanno bruciando un po' di roba e hanno affumicato tutta la valle praticamente. Sapete cosa ci è piaciuto tantissimo di questo paese? Che è super super curato, nonostante ci vivano poche persone, ma è tutto bello pulito, tenuto bene, tutto in ordine, pieno di cestini con tutti anche la raccolta differenziata, le casette tutte decorate, fiorite, bellissimo. Qui dovrebbe esserci il parco acquatico, che però adesso abbiamo visto è chiuso, è tutto svuotato dell'acqua, evidentemente non è più stagione. E qui c'è un parco giochi che adesso vi facciamo vedere, con anche il campo da calcio, ragazzi. C'è anche il campo da paddle, come ci avevano detto i due signori per strada, ora che ci penso. C'è tantissima roba, tantissime infrastrutture. Mancano un pochino i negozi, però ci sono tante cose da fare. Manca un po' la gente, ecco. Ehi, calciatore mancato? Come mancato? Ero, ma adesso sono vecchio. Calciatore vecchio. Bene, dopo un brevissimissimo giro ad Anello siamo tornati al punto di partenza, quindi possiamo tornare da Vaniglia. Baradili ci è piaciuto davvero tantissimo, pur essendo così piccolino. Ma domani abbiamo in programma un'altra meta importante, ovvero andremo a vedere l'altopiano della Giara e i suoi cavallini selvatici. Tutto questo nella prossima puntata.